Tramite il portale del Servizio Geologico d'Italia è possibile accedere alle informazioni relative alle attività di mappatura nel sottosuolo di corpi rocciosi e faglie. Queste informazioni sono visualizzabili e interrogabili tramite uno dei visualizzatori tematici raggiungibili dal menu Accesso ai dati. Il visualizzatore è denominato GeoHit 3D e raccoglie mappe di sottosuolo derivate dai modelli geologici tridimensionali realizzati in alcune aree del paese. Cliccando sulla mappa si entra nel visualizzatore. La pagina di ingresso mostra, precaricata, la distribuzione delle aree del territorio italiano per le quali si dispone di modelli geologici tridimensionali. Si tratta di aree a diversa estensione, sulle quali sono state analizzate differenti caratteristiche del sottosuolo. I modelli, visualizzabili attraverso il menu Layer, sono suddivisi in funzione della profondità raggiunta, in superficiali e profondi. I primi raggiungono poche centinaia di metri di profondità, i secondi possono superare alcune decine di chilometri. Il lavoro di caricamento delle informazioni procede gradualmente, ma già oggi è possibile accedere a numerose mappe di sottosuolo per un'ampia area della pianura padana centrale. Sono derivate dal corrispondente modello geologico 3D realizzato durante il progetto europeo GeoMol. Per visualizzare queste mappe è possibile accedere al menu dei layer alla lista delle mappe relative alla posizione delle unità geologiche. Attualmente sono disponibili 15 mappe per diverse unità geologiche modellate. Queste mappe mostrano, se presenti, anche la posizione delle faglie, qui evidenziate in rosso. Per ciascun layer è possibile visualizzare la leggenda relativa agli oggetti visualizzati, così come è possibile accedere ai metadati che spiegano in maggior dettaglio le informazioni contenute nella mappa. Tutte le informazioni visualizzate sulla mappa sono interrogabili attraverso un semplice clic. Nel caso in cui siano disponibili informazioni relative a diversi oggetti, è possibile muoversi attraverso la freccina nelle informazioni relative. Oltre alla posizione delle unità geologiche, il visualizzatore dispone di alcune informazioni relative alle faglie nel sottosuolo. Il visualizzatore dispone inoltre di uno strumento denominato Find, che consente, attraverso query precaricate, di facilitare la lettura di alcune informazioni. Selezionando la query desiderata, nella casella Search vengono restituite le informazioni relative agli attributi visualizzabili. Digitando l'attributo desiderato e cliccando sul tasto Search, vengono evidenziate le faglie, in questo caso, relative all'attributo corrispondente. Il visualizzatore dispone inoltre di uno strumento Print che consente di salvare in diversi formati raster quanto visualizzato dall'utente sulla mappa desiderata. Per meglio comprendere come sono state ottenute le informazioni rappresentate nelle mappe attualmente disponibili nel visualizzatore, è possibile far riferimento alla pagina relativa al rapporto ISPRA 234, così come alla pagina del progetto GeoMol. Infine, nella pagina del progetto GeoHit 3D è possibile avere informazioni su tutti i modelli geologici realizzati, non
sulle informazioni che verranno estratte nelle mappe che verranno caricate nel visualizzatore tematico.